Benvenuti a questa nuova puntata, la sesta della ventesima puntata della sesta stagione di Juve Stabia Live, e lo facciamo da qui, una bellissima location che è il Tenda Open Space di via Surripa qui a Castellammare. Una settimana che la Juve Stabia l'ha vissuta alla grande dopo l'1-3 di Potenza, il 4-0 interno col Cerignola che la pone ancora saldamente in vetta alla classifica. Una settimana che poi ci porterà, come vedremo durante tutta la trasmissione, a quella che sarà la prossima trasferta in quella di Monopoli. Prima di andare avanti mi corre l'obbligo comunque di salutare Mario Di Capua, che è il vero padrone della scena di Juve Stabia Live Talk Show, bloccato per una fastidiosa influenza, e noi ovviamente gli auguriamo una pronta guarigione perché lo aspettiamo qui, abbiamo bisogno ovviamente della sua professionalità in questa trasmissione. Ovviamente non sarò da solo perché la vedete già a fianco a me da inizio diretta, e Daniela Saro, buonasera, e linea a te per la presentazione ovviamente dei nostri ospiti di questa sera. Buonasera Giovanni e buonasera a tutti i nostri web spettatori. Un abbraccio anche da parte mia a Mario, torna presto. Una serata sicuramente ricca di tanti spunti, e allora passiamo subito a presentare i nostri ospiti. Toni Pannullo, ex sindaco di Castellammare di Stabia. Buonasera a tutti e grazie sempre per l'invito. Vincenzo Rubicondo, tifoso della Juve Stabia ed iscritto al club Nicola De Simone. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Tiziano Valle, speaker del Romeo Menti e giornalista del Metropoli Quotidiano. Buonasera a tutti voi. Natale Giusti, redattore di Vivicentro. Buonasera Daniela, una buona serata a tutti i nostri web spettatori. Stasera eccezionalmente al Web Corner apro io la finestra del Web Corner e chiaramente aspetto tutti i vostri messaggi per commentare insieme a voi questo momento speciale della Juve Stabia alla vigilia di un match importantissimo come quello con il Monopoli di domenica prossima. E come sempre, ultimo ma mai ultimo, il nostro direttore di Vivicentro, nonché regista della trasmissione, Mario Vollono. Buonasera a te Daniela, buonasera ai nostri web spettatori o internauti, ecco un altro termine che gira in questo momento. Io chiedo a Natale di aprire la finestra, però non troppo perché fa freddo, quindi è meglio continuare ancora a tenere un po' socchiusa. Hai detto bene Giovanni, Daniela, avete salutato Mario, mi associo ovviamente anch'io ai saluti, è una pronta guarigione, noi domenica avremo come Juve Stabia un'altra battaglia, c'è bisogno un po' di tutti anche della sua presenza, quindi gli auguriamo sicuramente di tornare presto tra di noi. Io non sono il padrone di casa, il padrone di casa è del Pugino Stabiese, il padrone di casa è lui di questa bella, noi ci prendiamo un po' in giro dicendo questa è la sua trasmissione, lunedì è la mia trasmissione, però ci sta anche questo. Che dire questa sera? Io titolo un po' il mio pensiero sulla Juve Stabia con diciamo una frase che sicuramente penso che un po' tutti stanno pensando, anche sulle parole di Pagliuca: non c'è due senza tre. Mister Pagliuca ha fatto già notare che la Juve Stabia dopo due vittorie al massimo ha fatto un pareggio, ovviamente non sarebbe da buttare via il pareggio, muovi sempre la classifica, però come abbiamo provato i tre pareggi consecutivi, non abbiamo provato le tre sconfitte, non le voglio provare queste tre sconfitte consecutive, adesso sarebbe ancora più bello provare le tre vittorie consecutive in un periodo che magari potrebbe dare la spallata a questo campionato.
tanti, diciamo, da altre piazze sperano sempre l'inciampo della Juve Stabia. La Juve Stabia è sempre padrone del proprio destino, una partita in meno. È vero che il Piceno si è avvicinato di un punto, si è messo a 6 punti, non a 7, però ecco, poi nel gioco delle situazioni, diciamo, avere tutte dietro, tutte vicino, sarà importante, perché ecco, con la partita col Catania, poi ne parleremo più in là, ci saranno degli scontri importanti dove tutte e sei quelle che inseguono la Juve Stabia si scontreranno tra di loro, e anche lì ci potrebbe essere, diciamo, qualcosa di positivo per le Vespe. La Juve Stabia che ha riscoperto Adorante, questo bomber che tutti quanti criticavano, no, a Castellammare, tanti dicevano non abbiamo preso il primo bomber, non abbiamo preso quello che fa i 15-16 gol. Io già avevo ricordato che Paponi, quando è stato a Castellammare, non ha fatto più di 12 gol, se non ricordo male. Quindi la Juve Stabia non è detto che aveva bisogno del bomber, aveva bisogno sicuramente di un giocatore che stava lì davanti, che era un punto di riferimento, che permetteva a Candelora e Piscopo di giocare diversamente. E proprio in vista ha detto che con Adorante ci sono delle soluzioni diverse, dove Candelora non è obbligato ad aggredire per forza la zona centrale del campo, può svariare, e il suo lavoro è importantissimo, quello di Piscopo. E poi abbiamo visto, diciamo, anche Romeo, sapendo che ha un punto di riferimento lì davanti, mette il cross e alla fine c'è sempre qualcuno che di testa, come è bravo Adorante, penso che ce ne siano pochi in giro. Flat poi ha fatto anche il gol di piede, quindi ha fatto l'assist per il gol di Piovanello. Che dire, un giocatore importantissimo, un'altra intuizione del direttore sportivo Lovisa, che aveva chiesto nel mercato di riparazione subito Adorante e Busti, chiedendo proprio alla società di fare un ulteriore sforzo. E dobbiamo dire un'altra cosa, che Andrea Langella, ecco, nonostante, diciamo, qualcuno possa criticarlo sotto certi aspetti, perché poi il bello è quando uno è al comando e in vista tutti quanti parlano, però al posto, diciamo, della persona che comanda, poi vorrei vedere che cosa sarebbero capaci di fare. E diciamo, ha messo mano a portafoglio e ha accontentato Lovisa, che infatti è stato molto contento di questi due acquisti, e infatti poi si è visto come sta andando la cosa. Quindi adesso si andrà a Monopoli, facciamo sempre il giochetto, prendiamo, non prendiamo la carta dei previsti, andiamo dritti al Parco della Vittoria e vediamo un po' di allungare ancora di più e dare, diciamo, un dispiacere a chi in questo momento ci insegue, e spero in un febbraio fortunato, come ha detto qualcuno. Grazie, grazie direttore per l'editoriale. La Liria torna qui sul palco perché c'è un altro momento importante ed è il punto della settimana di Daniela, quindi ti ricedo la linea per il tuo punto. Grazie Giovanni. E sì, una spettacolare vittoria della Juve Stabia a Romeo Menti, che dopo una grande prova di forza contro il Potenza ritorna a stupire con una doppietta di Adorante e i gol di Candellone e Piovanello. Esistono sconfitte e sconfitte, esistono vittorie e vittorie. Esiste poi ciò che ci insegnano sulle une e sulle altre, e le verità indiscutibili di Mister Pagliuca. Ci insegnano che vincere non è necessario, almeno non a tutti i costi. Ci insegnano che il gruppo è fondamentale, così come non lasciare nessuno indietro. Ci insegnano che esistono dei viaggi di lunga distanza che però non devono spaventarci. Ci insegnano infine che le stazioni sono tantissime, così come i passaggi a livello e gli sbarramenti. A volte è solo una questione di pazienza e di perseveranza. Castellammare vive un grande momento di entusiasmo calcistico. Ovviamente tutta la piazza si augura di poterlo rivivere domenica alle ore 14 per il prossimo match, che vedrà scendere in campo il Monopoli contro la Juve Stabia. Benissimo, e complimenti Daniela come sempre, perché il punto della settimana raccoglie in maniera importante quello che vive la Juve Stabia, la città, in questa settimana. Come abbiamo anticipato prima, anzi l'ha anticipato direttamente Natale Giusti, che questa sera in maniera tutto eccezionale ha il dovere anche di leggere i nostri messaggi che arrivano puntuali sulla bacheca Juve Stabia Live. Quindi vieni a te Natale per leggere il primo messaggio, premiare quel nostro primo spettatore, per poi ritornarci con calma dopo. Sì Giovanni, premiamo subito Benedetto Martoriello, che ci scrive da Parma, che salutiamo, è sempre uno dei primi a scrivere nelle nostre trasmissioni. Buonasera a tutti, con cuori giallo blè, una bella vespa pungente alla fine del suo messaggio, sperando che sia di buon auspicio per domenica prossima. Grazie, grazie Natale. Allora, prima di girare con le prime domande con i nostri ospiti, ringraziamo comunque chi ci ospita, prego la regia anche di far partire il filmato per far vedere, ecco, l'interno della tenda Open Space di Via Suripa a Castellammare, che
è quella la struttura che ci ospita durante tutto il campionato. Abbiamo modo di poter essere qui con loro e li ringraziamo. Volevo anche fare i nomi, giusto, li tengo scritto giusto per non dimenticare nessuno. Quindi ringraziamo la comunità Tabor per intero, con le persone di Don Fabio Di Martino, Ernesto Sanzone, Enzo Esposito e comunque tutti gli altri amici della comunità Tabor, per quanto riguarda i ringraziamenti di questa dovuti per quanto riguarda la nostra ospitata qui. Per quanto riguarda le domande, andiamo. Arriva il video? Sì, sì. Lei quindi ok. In diretta, dopo aver ringraziato il tenda Open Space, passiamo a sentire gli ospiti qui in studio, iniziando da Tony Pannullo. Volevo chiedere appunto a Tony di questo momento della Juve Stabia dopo l'1-3 di Potenza, il 4-0 contro il Cerignola, è una risposta importante a chi voleva da altre piazze una squadra che dopo il doppio 0-0 in casa la vedeva un po' in fase calante. Con la tua considerazione sul momento di questa Juve Stabia. Il momento è di quelli decisivi e poi è stata veramente, come dire, una stoccata a coloro i quali dubitavano della Juve Stabia dopo i tre pareggi, ma probabilmente i tre pareggi sono sinonimo di continuità. Noi ci siamo incontrati all'inizio di questo campionato con immenso piacere, io sempre accolgo il vostro invito, e quando ad ottobre ci siamo posti l'interrogativo se la Juve Stabia già dalle prime giornate primeggiava, però parlavamo di una squadra che era fondamentalmente una squadra under 23, quindi una squadra che aveva un grosso punto interrogativo circa la continuità e soprattutto una solidità emotiva nel giocare, nel portare i risultati in continuità. Ecco, noi proprio in queste ultime giornate abbiamo avuto una risposta. Ci troviamo di fronte ad una squadra sì giovane, ma ci troviamo anche di fronte ad una squadra solida, che mentalmente, forte sicuramente dell'entusiasmo dei risultati, di una continuità appunto di risultati, sta dando dimostrazione che il cammino sia ancora lungo e naturalmente incrociamo le dita, facciamo tutti i gesti scaramantici possibili e immaginabili. Però detto questo, ci dà una grossa fiducia per il futuro, questo momento emotivo, la gestione soprattutto delle partite che ha avuto la Juve Stabia, al netto dell'ultima che voglio dire è stata eclatante nel risultato e nella risposta data. Grazie Tony. Passiamo da, voglio sentire anche Tiziano su questo momento della Juve Stabia, un momento di crescita. Al di là di tutto, come ricordavamo prima, questo doppio 0-0 è stato comunque un momento in cui la Juve Stabia è calata, però non ha perso, quindi ha dato comunque continuità e oggi ci ritroviamo con un doppio vittoria a dare un segnale forte a questo campionato. Sì, Gianni, è fondamentalmente questo il grande merito della Juve Stabia in questa stagione, riuscire a dare continuità ai risultati e mettere sempre un gettone dentro alla fine di ogni partita, dentro la classifica. Certo. Perché poi se andiamo a vedere i numeri, la Juve Stabia ha vinto appena una partita, se non sbaglio più dell'Avellino, in termini di vittorie conquistate, sì. E una in più del Picerno. Però la differenza tra la Juve Stabia e le altre squadre che cosa ha fatto? Ha fatto il fatto che quando capitava la partita storta, quando magari non si riusciva a sbloccare il risultato, o magari c'era da rimontare un risultato, la Juve Stabia è sempre riuscita a portare almeno un punticino a casa, almeno un pareggio a casa, e questo ci ha permesso di creare questo distacco, no? dalle certo. inseguitrici. Questo è il grande merito della Juve Stabia ed è segno di una maturità, secondo me, importante. Prima Tony Pannullo faceva riferimento al fatto che fosse una squadra under 23, ma fatta di ragazzi che hanno grande ambizione, hanno grande fame e vogliono sicuramente crescere dal punto di vista personale e io credo anche come squadra. Benissimo, coinvolgo anche Vincenzo Rubicondo su questo momento particolare
la parte del tifo, i tifosi con queste due vittorie, ma anche con l'andamento del campionato per intero, stanno veramente godendo tanto di quello che si vede in campo dei calciatori che sudano la maglia fino alla fine. Infatti è quello che abbiamo sempre chiesto, al di là del risultato in sé per sé, è vedere dei calciatori che veramente danno il cuore per la nostra maglia, che ci rappresentano come se stessi giocando io in mezzo al campo o qualsiasi altro mio amico tifoso della Juve Stabia. Poi che ci si mette anche la questione del risultato e che risultati, allora è tutto di guadagnato. Quello che vi posso dire è che comunque la tifoseria è stata molto molto matura nell'affrontare quei tre pareggi consecutivi, non ci sono stati isterismi collettivi, anzi quel gesto fatto da Tremante scendendo in campo dopo lo 0-0 col Monterosi la dimostra veramente la maturità di questa piazza. In qualsiasi altra città probabilmente sarebbe successo il finimondo, mentre qua si è affrontata la cosa con una certa maturità, gli altri settori hanno applaudito e forse è proprio da lì che è cominciato un secondo step della squadra, della piazza, verso un obiettivo che non oso nominare, che però sogniamo tutti quanti. Benissimo, complimenti ancora, complimenti a tutta la curva, ma comunque a tutti i tifosi che hanno, come diceva Enzo, ormai raggiunto una maturazione importante per quanto riguarda la categoria, ma anche probabilmente qualche categoria superiore. Volevo sentire anche Natale su questo momento che sta vivendo la Juve Stabia, non prima di dare pure un po' di spazio a quello che è l'incombenza di questa sera che gli abbiamo donato, di leggere qualche messaggio anche sulla nostra bacheca ufficiale. Sì, per quanto riguarda questo, diciamo, magic moment della Juve Stabia che dura praticamente da inizio stagione, la squadra ha dimostrato dopo i tre pareggi che avevano aperto il 2024 che nulla era stato lasciato indietro, perché nelle ultime due partite con il Potenza e con lo stesso Cerignola si è rivista la Juve Stabia, che non solo non subisce gol, soprattutto nell'ultima partita, ma ora ha anche un grande attacco che sta macinando gol con i suoi protagonisti principali, in particolar modo Adorante, la seconda doppietta consecutiva in due gare. Del resto la prestazione di questa squadra non era mai comunque venuta meno, neanche nei tre pareggi iniziali del 2024, la prestazione della squadra guidata da mister Pagliuca c'era sempre stata, non era stata accompagnata dal risultato pieno, ma a partire dalla gara con il Potenza si è rivista la Juve Stabia che lascia veramente molto poco dietro in fase difensiva, non a caso è sempre la seconda migliore difesa in Italia e la terza a livello europeo, oltre ad essere quella che in assoluto fa più clean sheet, Tiam con i 16 clean sheet in 24 partite, che è veramente tantissima roba da questo punto di vista, è il portiere italiano che ha la percentuale di inviolabilità della propria porta più elevata, intorno quasi al 70%, sono tutte caratteristiche che questa squadra si sta portando dalla prima giornata di campionato e che a questo punto ci aspettiamo di appunto vedere fino alla fine di questa stagione. Non a caso tra l'altro Tiam fra 4 clean sheet praticamente avrà raggiunto quello che fece di storico Paolo Branduani nell'ultima promozione in Serie B della Juve Stabia nell'anno 2018-2019, quando appunto i clean sheet di Branduani in tutto il campionato furono 20, quindi questo ci fa capire quanto di buono, quanto di veramente eccezionale sta facendo questa squadra fino a questo momento. Io direi quindi di andare, Giovanni, se sei d'accordo, con i messaggi che sono veramente tanti. Abbiamo l'amico, il nostro amico Francesco Tramparulo, che ci dice: buonasera carissimi, fa un gioco di parole, manteniamo la concentrazione e sbancheremo il Monopoli, facendo riferimento al famoso gioco che tutti conosciamo, il gioco da tavola. Giovanni Di Capua, che ci accompagna in ogni nostro inizio trasferta, e che ci dice: buonasera a tutti voi, un saluto particolare a Mario Di Capua, domenica partita importantissima, ma stiamo sereni, sarà una giornata ancora positiva, forza Stabia. Quindi se lo dice Giovanni Di Capua, certo, non possiamo non credergli. Sì, sì. Abbiamo
ancora Giuseppe Volpino, che salutiamo, buona serata a tutti e sempre Forza Stabia. Raffaele Esposito, ragazzi, buonasera a tutti voi, un salutone al direttore Mario Vollono. Antonio Iezza, che ci dice buonasera a tutti i nostri conduttori stabiesi. Il Fringuello con la valigia, il blog di viaggi di Daniele Fringuello. Buonasera a tutti voi in studio, a tutti i tifosi della USAB. Andiamo a Monopoli per vincere e per continuare il nostro percorso. Forza USAB. Giovanni Vozza, buonasera al buon saggio Tiziano Valle, che è qui al mio fianco ospite stasera. Ancora il blog di viaggi di Daniele, che ci dice un saluto ai miei amici del gruppo WhatsApp Forza Stabia e del gruppo Sosteniamo l'Inps, non sappiamo di che si tratti. Mario Pelagione, che ci dice buonasera a tutti, continuiamo appunto ad andare avanti Vespe. Francesco De Martino, sera a tutti, Forza Stabia 1907. Alfonso Longobardi, buonasera a tutti voi, ora viviamo sempre con la speranza che anche a Monopoli si possa continuare a fare dei punti importanti. Domenico Carrione, che ci dice buonasera a tutti voi, Forza Stabia sempre. Luca Guida, buonasera a tutti voi. Luigi Raffi del Gaudio, che ci saluta, buonasera a tutti. Ancora Nunzio Prosperi, che ci dà anche delle notizie, delle news, quella che è stata la vendita pomeridiana, che è iniziata oggi pomeriggio, dei biglietti. Ci dice infatti buonasera, volevo dire che oggi sono passate poche ore, i biglietti inviati da Monopoli sono esauriti, 500 biglietti per la capolista sono pochi e tanti andranno in Puglia anche senza biglietti, secondo Nunzio Prosperi. Speriamo che il presidente Lagella possa richiedere altri biglietti per evitare eventuali incidenti, ovviamente no, ci auguriamo, siamo sicuri che non avverrà. No. Grazie Natale anche per la lettura di questi messaggi, ringraziamo ovviamente ancora una volta i tantissimi che ci seguono. Praticamente la nostra benzina, non le possiamo fare assolutamente a meno. Però so che Daniela voleva rivolgere una domanda a Tiziano. A Tiziano, prego, sì, prego, una... più che altro è una curiosità. Tiziano, per te che vivi comunque ogni match casalingo in triplice funzione, ovvero da giornalista, da speaker, ma anche da tifoso, quale delle tre figure preferisci? Tifoso. Quello dove no, sboghi di no, sono tutti che non sono uno speaker, sono prestato diciamo a questo ruolo, anche se ormai lo faccio da anni, ma non è il mio mestiere. Sì, però Tiziano, quando lo fai noi siamo felici, nel senso che quando sentiamo la tua voce al meglio. Non sono uno speaker professionista, uno che lo fa allo stadio con grande amore, da tifoso lo faccio, non da speaker professionista. Poi chiaramente mi piace anche raccontare, quindi scrivere è sempre stata la mia passione, quindi diciamo scrivere di USAB è qualcosa di speciale per chi come me è cresciuto a pochi metri dallo stadio Romeo Menti e ha avuto la fortuna di avere una famiglia, in particolare mio nonno che diciamo ci ha trasmesso questa passione. Benissimo, grazie Tiziano. Allora, credo che sia arrivato anche il momento del primo assist che Daniela sicuramente ha preparato. No, andiamo un poco ancora oltre, ancora qualche altra domanda. Non c'è ancora tempo, benissimo, meglio così. Allora, torniamo un attimo da Vincenzo Rubicondo, perché mi volevo fare una considerazione sua su questi biglietti polverizzati. Non c'era dubbio che il popolo stabiese seguisse anche in quel di Monopoli questa trasferta importante, come lo saranno importanti tutte, però questa in particolar modo dopo questa vittoria 4-0 c'è questo impeto ancora più forte del tifoso che va a Monopoli. Ecco, personalmente non mi sorprende, anche se i tempi l'ora e mezza che ci è voluto, perché poi monitoravo il sito di questa agenzia di servizi, di un'ora e mezza per smaltire questi 500 biglietti, in questo caso qui sì, mi ha meravigliato. Calcolate che l'Avellino, e parliamo di una città immensa con una provincia immensa, non è riuscito a vendere tutti i 500 biglietti, ma ne mancava una cinquantina. Oggi infatti mi hanno chiamato da Monopoli degli amici di vecchia data e mi hanno detto: Enzo, com'è possibile che in un'ora e mezza avete finito i biglietti? E infatti ho detto: se non occupate anche i distinti, sicuramente, non dico li riempiamo, però c'è la possibilità di portare almeno altre 200-300 persone lì. Non mi meraviglia, anzi mi ha meravigliato di più la presenza a Potenza.
perché senza la curva e senza con i vari paletti che ci sono, portare comunque 100 persone in quel di Potenza non era tanto scontato, non era tanto facile, anche perché sappiamo che un campo a noi molto ostico, e quindi questo dimostra che la tifoseria si sta allargando sempre di più, al di là dello zoccolo duro che in trasferta è la curva, però sta crescendo sempre di più altre entità che fanno parte di altri settori che comunque stanno accompagnando i ragazzi della curva un pochettino ovunque. Sì, su questo filone di ragionamento volevo far intervenire Tony. Noi viviamo il prepartito ogni volta ad Almenti e veniamo inondati da persone che raggiungono la stessa struttura, e negli ultimi mesi la vediamo inondata di tanti ragazzi, bambini, famiglie. È un avvicinamento a questa realtà che fa bene anche alla città. E indubbiamente l'entusiasmo che ha creato la Juve Stabia nei confronti soprattutto delle nuove generazioni, e questo, diciamoci la verità, è nell'ultimo decennio che è avvenuto, perché nessuno lo nota, ma io penso che l'arco temporale degli ultimi 10 anni ci dice di una Juve Stabia che è stata 2 volte in Serie B per 3 campionati, se non erro, quindi stiamo quattro. Quindi mi corregge Enzo giustamente, ma ancora per avvalorare maggiormente questo tipo di ragionamento, l'entusiasmo che in una città come la nostra, che non essendo capoluogo di provincia, tu prima facevi riferimento ad Avellino, ma che ha un'esponenzialità che altre città, la stessa Avellino, ma anche altre capoluoghi di provincia che non hanno rispetto alla nostra Castellammare, è evidente che suscita l'entusiasmo anche nei ragazzini. Io prima vi raccontavo anche di mio figlio, che insomma, sebbene non viva qua, voi lo sapete che io per amore vivo in un'altra città, ma lui è entusiasta anche con i suoi amichetti di classe. Lascia questo segno di stabiesità indossando appunto la maglietta della Juve Stabia, una maglietta che io ebbi qualche anno fa in dono appunto dai tifosi allorché facemmo il manto erboso. Questo è un ricordo che io tengo gelosamente, proprio perché fui omaggiato dalla curva di questa maglia, che per me rappresenta appunto motivo o di orgoglio, ma soprattutto un'emozione particolare. Grazie Tony. Allora, credo che abbiamo anche qualche minuto per leggere ancora qualche messaggio dal web, in modo tale che diamo ancora spazio anche agli amici da casa. Natale. Sì Giovanni, abbiamo ancora qualche messaggio da parte dei nostri web spettatori. Luigi Porzio che ci dice: buonasera a tutti, sempre forza Juve Stabia da Pisa. Un saluto particolare a Enzo Rubicondo che è qui con noi stasera. Abbiamo ancora Onorato Ferdinando che ci dice: buonasera da Ferdi di Stabia. Drew Messing, ancora saluti a Vincenzo Rubicondo che è qui con noi stasera, per sempre un abbraccio al mitico Rubicondo. Michele Palummo: grazie ragazzi per tutte le grandi emozioni che ci state regalando e vi assicuro sono indescrivibili. Ancora Juve Stabia Top Now che ci chiede già qualcosa sulla formazione di domenica prossima, perché ci chiede: buonasera a tutti, sapete sulle condizioni di Leonardo Candellone recuperato per il Monopoli? Noi da inizio settimana sappiamo che non ci dovrebbero essere problemi, non ha seguito il campione, infatti ne abbiamo già parlato, ha ragione il direttore, già parlato lunedì, dovrebbe essere abbondantemente recuperato, ma lo stesso mister Pagliuca lo preannunciò già nella conferenza post gara dell'ultima partita con il Cerignolo, quando disse che non era nulla di grave, era una botta ed era uscito per precauzione sostanzialmente a inizio secondo tempo. E per ora è tutto Giovanni. Benissimo. Allora, Giovanni, tu sai che a proposito della maglietta di cui parlava il nostro Tony Pannullo, a proposito anche di ragazzini, ma anche perché no, di persone un po' più grandi, la Juve Stabia ha proprio sponsorizzato la nuova felpa di Cupido in prossimità ovviamente della festa di San Valentino, ed è blu con ovviamente il cupido disegnato sul fianco, un'idea regalo carina per chi è tifoso. Benissimo, ottima iniziativa, un applauso alla società. Però adesso è arrivato il momento del primo assist di Daniela. Pronto, no? Oggi è un assist nuovo. Ascoltiamo. E allora, su assist di Leone, gol di Piscopo, a fra pochissimo. Fra poco. Thank you.
I tuoi veicoli sono un problema? Ti tolgono il tempo e ti stressano? Stai cercando qualcuno che ti aiuti? Schettino Group è il posto giusto per risolvere tutti i tuoi dubbi. Trasferimenti di proprietà in tempo reale, immatricolazioni nazionali ed estere, tasse automobilistiche, fermi amministrativi, RC auto e per tutte le altre pratiche. Centro revisioni di qualsiasi tipo di veicolo in sede, consulenza trasporto merci in conto proprio e conto terzi, officina meccanica, tagliandi auto con ritiro e consegne a domicilio, installazioni impianti GPL e metano, scuola guida con corsi personalizzati, rinnovo e rilascio di qualsiasi tipo di patente. Novità? Vendita auto nuove usate a chilometri zero. Questa è la vasta gamma dei nostri servizi, per i quali da 20 anni ti offriamo professionalità, dinamismo, competenza e amore del lavoro. Corri da noi e scoprirai un mondo di servizi a tua disposizione. Siamo a Castellammare di Stabia, a Torre Annunziata. Scopri sul web la sede più vicina a te. Sito www.schettinogroup.it, Facebook e Instagram Schettino Group. Telefono 081 537 0547. Schettino Group, un mondo di servizi per te. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854. Oppure allo 081 189 46 087. Caffetteria Le Sorgenti non è solo caffè. Da oltre 20 anni è una garanzia a marchio Stabiese. Da noi puoi trovare tutto per una buona colazione, un gustoso soft lunch, uno stuzzicante aperitivo o un semplice drink. Per ogni momento della tua giornata, quindi, scegli Caffetteria Le Sorgenti. Crea il tuo cornetto preferito, puoi farcirlo con gustose confetture e creme. Se la vita ti stanca e hai bisogno di una pausa, vai alle Sorgenti e ricaricati di gusto. Ci trovi in Piazza Spartaco a Castellammare di Stabia. Per ogni tua voglia puoi contattarci allo 081 870 5050. Ti consegneremo a casa le nostre prelibatezze. Qua, bentornati a Juve Stabia Live Talk Show. E diciamo subito che dopo il 4-0 col Cerignola ci sono state poi delle interviste post gara che abbiamo ascoltato, Daniela. Sì, l'uomo che ha dichiarato: dobbiamo restare umili, non è il momento adesso di fare dei voli pindarici. Ecco a voi le parole di mister Pagliuca. No, faccio complimenti al Cerignola perché è una squadra allenata bene, è una squadra che ha delle qualità importanti, e quindi faccio complimenti, perché però stasera la Juve Stabia ha fatto bene bene, e sono contento per i ragazzi che questo ambiente che si è creato è merito dei ragazzi. Però se abbiamo fatto una bella gara, dobbiamo stare umili, pensare a lavorare e siamo contenti. Noi dobbiamo mettere allenamenti nella nostra testa, dobbiamo lavorare con umiltà, pensare giorno dopo giorno, pensare al quotidiano senza fare voli pindarici, abbiamo il sorriso e andiamo avanti. Dobbiamo essere bravi a lavorare bene in settimana, dobbiamo, ripeto, il merito di questo momento è tutto dei ragazzi, del mio staff, perché c'è uno staff splendido di persone che hanno delle qualità proprio dei professionali importanti. Merito anche della nostra società che ci mette nelle condizioni migliori, merito del direttore che è sempre vicino alla squadra, che ha aiutato la squadra anche nel mercato, e quindi questa condivisione dei meriti la sento e mi viene semplice dirlo, e secondo me crea entusiasmo in me, crea entusiasmo in tutto lo staff, e ci permette di lavorare senza sentire un briciolo di fatica, essere sempre al campo a lavorare per la Juve Stabia, perché tutte le persone, come ho detto l'altra volta, che lavorano per la Juve Stabia lo fanno forte, quindi ti stimolano anche a noi dello staff a lavorare forte. È una cosa, penso, globale, è una cosa dei grandi valori morali che hanno questi ragazzi, perché preferiscono stare
al campo, a lavorare sul campo, ad allenarsi, e lo fanno volentieri, perché io penso che all'interno di una squadra, quando ci sono disponibilità, valori morali, grande risorsa umana, per qualsiasi staff è più bello lavorare, non dico più semplice, è più bello, perché ti crea e ti genera entusiasmo. I nostri tifosi per noi sono un valore aggiunto, uno stadio come oggi ti spinge e renderlo felice ci inorgoglisce e ci fa lavorare ancora con più dedizione. E, oggi la curva ci ha dato, la tribuna ci ha dato, la gradinata ci ha dato, si sono sentiti e ci hanno spinto e ci hanno dato una mano. Ma Durante è un ragazzo, come tutti i nostri ragazzi, con grandi valori, un giocatore bravo, un giocatore che ha fatto una fase difensiva importante, perché l'ho visto anche rincorrere, e questo a noi ci fa molto piacere. È normale che in area di rigore è un giocatore che ha presenza e quindi aiuta anche Leonardo, aiuta Kevin a avere un tempo, tra virgolette, in più, no? Per poter attaccare l'area, e è un pochino più riempita così l'area di rigore. Però penso che siano bravi anche i suoi compagni, perché gli portano palle che a lui sono funzionali, e spesso lo facciamo giocare fronte porta con queste palle, che, e quindi il merito è anche dei suoi compagni, che lo mettono nelle condizioni migliori per sfruttare quelle che sono le sue caratteristiche migliori. È normale che sia Durante gli si buttasse la palla annanzi, come dite voi, e farebbe più fatica, e così è. Penso che sia stato bravo il direttore a portare una caratteristica così, e penso che sia stato bravo Durante a scegliere una squadra che magari è funzionale al suo modo di giocare. No, cioè, io penso che i margini di crescita di questa squadra sono tanti. Noi dobbiamo giocare per divertirci, senza guardare in casa degli altri, perché guardare in casa degli altri, né a me, non mi ha abituato a farlo. E penso che noi dobbiamo pensare a noi, pensare a lottare, a migliorarci. Sono convinto che, essendo una squadra giovane con ambizioni, abbia ancora margini di crescita, però margini di crescita, se li andiamo alla ricerca di margini di crescita abbinandoci l'umiltà, se pensiamo di poterci permettere rilassamenti o superficialità, secondo me non va bene, perché andiamo non a depotenziare la nostra classifica, perché è tutto secondario quello, andiamo a depotenziare quelle che sono le nostre ambizioni. Penso che un gruppo così giovane, che ha una personalità così e che gioca così, penso che tanti di questi ragazzi possano ambire al salto di categoria, o con la Juve Stabia o senza la Juve Stabia. Quindi questo è il primo obiettivo individuale di ogni giocatore, quello di dare sempre il massimo. La classifica non la dobbiamo neanche guardare, perché quella è giusto che la guardi chi ha speso e ha fatto i botti anche al mercato di gennaio. È normale che ti fa piacere il momento, ti fa piacere, però noi siamo anche consapevoli delle difficoltà che ci sono nel nostro lavoro. Dobbiamo a testa bassa lavorare con umiltà, devo cercare di migliorare quelle che sono le mie esuberanze nelle squalifiche, perché è un momento dove la squadra ha bisogno di tutto lo staff, non del suo allenatore, di tutto lo staff. Ci manca Amedeo, che è un componente importantissimo per la nostra squadra, e dobbiamo tutti insieme sopperire alla sua assenza, e quindi anch'io mi devo dare una calmata e devo essere d'aiuto alla squadra. Però anche Piovanello, che è entrato e ha fatto una buona gara, sono contento di tutti i ragazzi. Mi dispiace non aver potuto far entrare tutta la squadra, perché è stato un giorno bello e era giusto che entrassero tutti quelli che erano in panchina. A un certo punto volevo far entrare anche Tarantino, perché si scardava. Grazie. La cosa bella, ricordiamoci sempre la cosa più bella.
Abbiamo ascoltato Guido Pagliuca dopo la vittoria 4-0 con il Cerignola. Volevo coinvolgere Toni sulle parole di Pagliuca, lui che parla sempre di gruppo, squadra coesa, ragazzi che comunque lo seguono. Si sta creando, oltre al fattore tecnico-tattico, anche questo gruppo, questo famoso gruppo. Lui molte volte dice giocare sul morso, essere sempre cattivi agonisticamente per avere sempre la palla e andare a pungere gli avversari. Sì, il gruppo fa la differenza, nello sport ma in tante altre attività l'attività di team è fondamentale. Oggi veramente c'è una sinergia tra società, gruppo tecnico inteso come direttore sportivo, come allenatore e squadra. Naturalmente non sottovalutando il grosso apporto che i tifosi stanno mettendo in questa storia. Il team è fondamentale, li abbiamo visti in tutti i successi anche nella vita politica, perdonate anche la digressione, nella vita professionale. Il lavoro di team è un lavoro di squadra, è un lavoro fondamentale perché si raccolga un successo, e questo anche con la componentistica, come dire, buona sorte, ma una buona sorte cercata, non è una buona sorte che è venuta così dal nulla, ma una buona sorte cercata, naturalmente sta dando in questo momento la stura a immaginare un cammino ancora più lungo e più solido per la Juve Stabia, perché io ho l'abitudine di valutare anche nello sport il tempo nel quale si raggiungono i risultati. La Juve Stabia, anche gestione Langella, prima parlavamo degli ultimi 10 anni, dei 4 anni di Serie B, ma anche la gestione Langella è stata un crescendo, mettendo un tassello per volta per arrivare oggi, che siamo al quarto, quinto anno della sua gestione, a trovare, a premiare questo sviluppo, questa capacità di programmazione e raccogliere i risultati dopo diverso tempo. Quindi un plauso va fatto alla società in primis, soprattutto colmando quel gap attraverso il direttore sportivo Lovisa, che probabilmente è stato anche lui, come dire, con il quale ha fatto la differenza nel trovare nelle serie minori, nelle squadre minori, sicuramente del tanti, tanti, tanti giocatori che sicuramente hanno un futuro roseo. Uno per tutti, beh, è facile anche per chi come me è solo tifoso, non intenditore, io non mi lanto di essere un intenditore, ma immaginare un futuro per Leone mi sembra quasi, come dire, pleonastico. Certo, assolutamente, assolutamente sì, grazie Toni. Sulla discussione Pagliuca volevo coinvolgere anche Natale. Sì. Pagliuca molte volte si ritrae, ogni qualvolta gli facciamo complimenti, non vuole mai sentirsi un po' i riflettori addosso, però non possiamo nasconderci il fatto che sia veramente uno che sta facendo veramente vedere del bel calcio, e su di lui un po' tutti i ragazzi che seguendolo stanno dando tanti risultati sul terreno di gioco. Sì, sì, assolutamente, appunto mister Pagliuca mette in evidenza in ogni conferenza post gara sempre quanto l'unione del gruppo sia fondamentale e porti anche magari a superare quel gap che c'è nei confronti delle altre società in quanto a budget investito sul mercato, perché lui lo ha detto chiaramente, è un puzzle che è stato costruito dalla prima giornata di campionato, che si sta portando pian piano a compimento, ma che ora bisogna, anzi che si è già completato con l'obiettivo raggiunto della salvezza, che era, diciamo, il vero obiettivo stagionale di questa società, e che ora però bisogna consolidare e portare fino alla fine della stagione, perché l'appetito viene mangiando ovviamente, e l'asticella si è alzata ovviamente di conseguenza a seguito dei grandi risultati che questa squadra sta portando avanti. Ma un'altra cosa per esempio da sottolineare è come il gioco di questa squadra stia crescendo a mano che passano le giornate, e si è capito anche quanto importante sia stato l'operato del direttore Lovisa in sinergia con la società ovviamente nel mercato di gennaio. Ne è un esempio lampante l'arrivo di Andrea Dorante, che ha con la sua doppia doppietta consecutiva, in la sua seconda doppietta consecutiva in due partite, ha un po' fatto aumentare anche il rendimento offensivo di questa squadra. Tra l'altro
Proprio verso Adorante, Pagliuca, mi ricordo la prima conferenza, era appena arrivato Adorante dopo la gara con il Monterosiduscia finito 2-2, giocò qualche minuto Adorante già in quella partita, Pagliuca disse deve migliorare i suoi movimenti difensivi e lo stiamo vedendo, oltre a fare 4 gol in 2 partite, Adorante si sta prodigando anche in un lavoro di grande copertura che anche il mister ha appunto sottolineato nella conferenza domenica sera e che sicuramente fa capire come tutti i calciatori di questa squadra, anche quelli più celebrati, si allineano a quelli che sono i desiderata del tecnico e la somma di tutti questi comportamenti è la classifica che la Juve Stabia sta tenendo dopo 24 giornate di campionato. Benissimo, Natale parlava di Adorante, Adorante è stato artefice di un'altra bella doppietta, di una grande prestazione e noi chi ascoltiamo? Ascoltiamo le parole di questo calciatore che rappresenta proprio l'umiltà del gruppo di mister Pagliuca, perché dopo aver fatto una doppietta importantissima dichiara: abbiamo fatto una partita di grinta, abbiamo voglia di far vedere un bel calcio. Ecco a voi le parole di Adorante. Siamo una squadra dove si crea tanto, siamo una squadra dove giochiamo a calcio, ci piace giocare a calcio e la cosa che mi ha fatto, diciamo, venire qua, anche la gioventù che c'è in questa squadra, è la voglia e l'ambizione, quindi questo, diciamo, è stato tutto un insieme di cose. No, bello, perché fin da subito ho sentito il colore della gente e quello fa sempre piacere ed è sempre bello, quindi posso solo che ringraziare e speriamo di continuare così come squadra e di dare altre soddisfazioni alla gente. Vabbè, sicuramente uno di quelli a cui mi ispiro, poi c'è, posso dire uno Lewandowski, posso dire come giocatore, diciamo, esatto. Però sono quei giocatori lì che mi insegnano a, diciamo... Beh, sicuramente gli ultimi anni non ho fatto grandissime partite, ecco, non ho giocato tanti minuti, quindi la voglia di rimettermi in mostra, rimettermi e continuare a voler qualcosa di grande come tutta la squadra della Juve Stabia, perché comunque essendo giovani hanno delle ambizioni e quindi io sono stato fortunato e ho trovato un gruppo veramente valido e voglioso di arrivare in alto. Sì, quello che ho detto sempre è mettermi a disposizione del mister, quindi sono contento che si sia visto questo, ma soprattutto lo faccio per la squadra e per il mister, perché comunque ci mette, e soprattutto la piazza, perché ci mettono calore. Veramente per un attaccante i gol sono non dico la cosa più importante, ma quasi. Però non penso a quelli, diciamo, adesso abbiamo obiettivi ben più grandi, quindi penso al lavoro di squadra, penso al dare del bene alla squadra, ecco, a mettermi a disposizione, come ho detto prima, sia alla squadra che al mister. Sì, diciamo che l'assist è una cosa che mi piace anche fare, naturalmente il gol è sempre il gol, però arrivare anche a un assist è sempre una cosa bella. Nuovo Juve Stabia Live Talk Show, 20ª puntata della 6ª stagione, abbiamo sentito il bomber Adorante e volevo da Tiziano un giudizio su questo ragazzo che è arrivato qui quasi in punta di piedi, però ha fatto vedere già di che pasta è fatto. Allora, vi svelo un aneddoto. Sì. Quando parliamo di giovani, quando la Juve Stabia ingaggia i giovani, ho la fortuna, diciamo, di avere due ragazzi di Castellammare straordinari che sono i miei amici, come il papà, come Salvatore e Sebastiano Esposito, che sono i miei punti di riferimento. Cioè io chiedo a loro, sì, dico, guarda, come sono questi ragazzi, questo ragazzo che arriva a Castellammare. Adorante ha giocato sia con Salvatore che con Sebastiano Esposito nella primavera dell'Inter, perché si colloca esattamente a metà, sì, come età. Pochi lo sanno, ma Adorante è uno dei primi 10 attaccanti della storia del settore giovanile dell'Inter per quanto riguarda i gol segnati nella primavera dell'Inter. Numeri importanti. Quindi stiamo parlando di un calciatore che è abituato a fare gol già da ragazzo.
Poi magari ha avuto un approccio un po' complicato con il, diciamo, quando poi fa il passaggio delle grandi, certo. No? Che non ha segnato tantissimo, è la prima volta quest'anno, è già arrivato in doppia cifra perché ha segnato anche 3 gol in Coppa Italia con la Triestina, e quindi è sbocciato. E poi c'è un altro aneddoto ancora. Lovisa lo conosceva già dall'anno scorso. Perché? Perché l'anno scorso Andrea Durante giocava con il fratello di Lovisa, con Alessandro Lovisa, centrocampista della Triestina. Quindi aveva degli input, diciamo, anche dal punto di vista del carattere, non soltanto perché dal punto di vista tecnico penso che lo vediamo tutti che sia un calciatore molto importante, interessante e che può avere un grande futuro. Lui aveva, diciamo, anche dal punto di vista umano, mettiamola così, delle indicazioni importanti che arrivavano direttamente dal fratello di Lovisa, che giocava nella Triestina. Quindi quando è arrivato Durante ero abbastanza tranquillo da questo punto di vista, perché ero sicuro che diciamo, il direttore sportivo, valutando anche il lavoro che ha fatto, e qui aprirei una parentesi su Matteo Lovisa, perché secondo me sta dimostrando di essere un direttore sportivo straordinario, è il vero colpo. Questa è quella cosa che ti volevo chiedere, anche perché sembra che il cerchio che non si è chiuso ancora con questo poi, ma allora aspetto la tua domanda. Però rispetto ad Adorante va detta anche un'altra cosa. La Juve, Adorante è un valore aggiunto a qualcosa che già funzionava, certo. Perché noi non dobbiamo mai dimenticare che la Juve Stabia nel girone d'andata ha fatto 42 punti, ha chiuso il girone d'andata con 7 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Prima dell'arrivo di Adorante ha segnato 3 gol con il Francavilla, ha segnato 2 gol a Picerno, ha segnato 2 gol con il Monterosi, ha segnato 2 gol con l'Avellino, anche se su calcio piazzato, ma sono gol importanti. Aveva già segnato 9 gol in 4 partite, quindi veniva da una serie abbastanza positiva, una media superiore ai 2 gol a partita la Juve Stabia, che si era interrotta soltanto nella partita con il Giuliano, dove, se però mi dite che non ha funzionato l'attacco, cioè quella partita la Juve Stabia ha messo sotto il Giuliano e il pallone non può entrare in nessun modo. La classica partita storta che cambia. Poi Durante chiaramente che cosa ti ha dato quel valore aggiunto? Ad una squadra che già funzionava, perché ti ha dato una soluzione tecnica in più, forse non eravamo bravissimi di testa negli ultimi 16 metri, Durante questa qualità ce l'ha ed è importante, ti ha consentito, come diceva giustamente, se non sbaglio, sia Natale che Mario, di far muovere meglio sullo scacchiere tattico Candellone e Piscolo, quindi ha portato un valore aggiunto, ma qualcosa che già funzionava, che era già straordinario. Che se la Juve Stabia ripetesse nel girone di ritorno 42 punti fatti nel girone d'andata, tanti saluti alle inseguitrici, vediamo poi chi ci raggiunge nell'altro campionato. Sì, l'avvento di Adorante, però, ecco, volevo chiederlo a Enzo, è stato comunque la classica ciliegina sulla torta, lo possiamo dire così, perché come diceva anche Tiziano, va a muovere anche in maniera diversa, in maniera più funzionale, lo scacchiere di mister Pagliuca. Io credo che era quella cosa che mancava, anche se comunque Candellone e Piscopo stavano facendo un grandissimo campionato. Comunque, come l'aneddoto l'ha detto Tiziano, ne tengo pure io uno su Adorante. In parola, appena ho saputo che c'era questa trattativa, sono andato a verificare innanzitutto se c'era la trattativa tramite Andrea Vallocchia, il nostro ex, e lui mi ha detto: Enzo, se lo prendete fate un colpaccio. Sia umanamente, ma proprio come calciatore, veramente è, secondo me, è il calciatore più forte che abbiamo in rosa, insieme a un centrocampista che comunque non sta giocando ed è Piero Bon. Tempo una settimana è uscito anche il nome di Piero Bon, e quindi vi posso dire che Vallocchia, ogni gol che fa Adorante mi manda il messaggino se non sta giocando lui e dice: hai visto che avevo ragione? Ed è veramente, secondo me, dobbiamo dire ancora Piero Bon, di cui veramente ne parlano tutti quanti molto molto bene. Adorante credo che sia la punta che mancava da un bel po' a Castellammare. Al di là di Marotta e un pochettino Eusepi, era da anni che non avevamo una punta abbastanza completa, possente, che crea gli spazi e che permette di far dare ancora di più sia a Piscopo che a Candellone nell'economia della squadra. Sono molto più liberi di svariare, di fare un lavoro più sporco a favore della squadra in generale.
che poi segna Durante o segna Thiam, è la stessa cosa. Assolutamente, assolutamente sì. Parlato di Piero Bon, chissà, mancherà Buglio, vedremo un po' se ci sarà questa scelta. Però volevo tornare su Tiziano, perché si è accennato a Matteo Lovisa e io dicevo del cerchio che non si è completato, perché sappiamo tutti che è proprio l'anello mancante probabilmente di una catena perfetta. Tua considerazione? Sicuramente è un tema che io mi auguro, spero, la società voglia affrontare al più presto, perché stiamo parlando, ecco, quando parliamo di budget, no? Prima ne discutevo pure a microfoni spenti, la Juve Stabia è stata costruita con, ora non ricordo le cifre precise, ma diciamo 1,5 milioni, d'accordo? È stata costruita con 1,5 milioni, se oggi dovessimo valutare il valore della Juve Stabia, io credo a occhio che siamo intorno agli 8-10. Probabilmente si è colmato sul campo con i risultati, con le prestazioni, quello che è il gap, diciamo, in termini economici, che c'era all'inizio dell'anno, no? quando si sono create le squadre. E questo è un merito che va ascritto a chi ha scelto i calciatori e a chi li ha valorizzati poi in campo. Quindi Guido Pagliuca, per quanto riguarda l'enorme lavoro che ha fatto come allenatore, Matteo Lovisa nella qualità e nella capacità di scegliere calciatori che sono funzionali. Quando parliamo di Adorante, certo, no, per esempio, certo. Adorante è arrivato in prestito secco, gratuito, con opzione, diciamo, per l'acquisto, quindi obbligo di riscatto, a cifre, credetemi, molto contenute. Stiamo parlando di un calciatore che, se continua a fare così bene, acquista un valore enorme, no? È lo stesso discorso che possiamo fare per Leone, prima lo accennava Toni Pannullo, possiamo fare per Belcio, possiamo fare per tutti questi calciatori che si sono rivelati fondamentali. Per questo io mi aspetto e spero che la società voglia dar continuità al progetto tecnico, perché se la Juve Stabia dà continuità a questo progetto tecnico, ha un futuro importante, qualsiasi sia la categoria che affronta, ha un futuro importante. Assolutamente sì, è la speranza un po' di tutti noi, che la società avrà sicuramente modo, tempo per poter chiudere questa trattativa, chiamiamolo così. Lasciando un attimo da parte la Juve Stabia, noi abbiamo anche da seguire la seconda squadra di Castellammare, vale a dire la Virtus Stabia, che segue Daniela insieme anche al nostro Natale Giusti, e quindi ti lascio a te, Daniela, per... ecco, raccontarci della settimana in casa Virtus. Sì, Giovanni, la 20ª appunto di campionato, categoria promozione, che vede una Virtus Stabia vincere tra le mura amiche con una prodezza di Catello Pozzo, il difensore che in rovesciata sblocca il risultato sull'1-0 contro un Pontecagnano che era venuto a giocare totalmente chiuso. Una Virtus Stabia che ha comunque subito anche molti episodi arbitrali discutibili, ma loro hanno voluto veramente vincere a tutti i costi. Domenica alle ore 15 la Virtus affronterà l'Atletico Faiano, consapevole che solo 3 punti la separano sia dall'Ebolitana che dal San Gregorio. Benissimo, un grosso in bocca al lupo alla squadra di Patron Santoro. Avete visto intanto in video quello che sono stati i risultati, anche la classifica, il prossimo turno per quanto riguarda la Virtus. Però siamo arrivati al secondo assist, che avrai sicuramente preparato alla grande, come sempre. Assolutamente sì, e allora su assist di Daniele Mignanelli, gol di Adorante, a fra pochissimo. Fra poco. Il gioiello dei tuoi sogni, l'oggetto prezioso per ogni occasione, l'orologio dei tuoi desideri. Vieni a scoprirli da noi, alla gioielleria Antonio Ferrentino, via Marconi 68, Castellammare di Stabia. Telefono 081 871 5346. Antonio Ferrentino, e il tuo sogno diventa realtà. Desideri gustare un fantastico panino? Un'ottima pizza o scoprire una braceria dove assaporare carni di primissima scelta? Apprezzare la bontà della cucina italiana e in particolare quella romana?
Sonny's Risto Pub e Pizzeria offre una vera e propria esperienza culinaria, con la garanzia che i prodotti utilizzati per le preparazioni gastronomiche saranno accuratamente selezionati. La carta dei vini, i dolci della casa e la selezione delle birre incontreranno i gusti di tutti. Il nostro servizio da sport sarà sempre efficiente, consentendoti di gustare le nostre specialità direttamente a casa tua. Ci trovi a Castellammare di Stabia in via Bonito 19, telefono 081 198 18030, cellulare 331 6170 731. Siamo anche su Facebook e Instagram. Sonny's Risto Pub e Pizzeria, la tua scelta di qualità. Parlare, lavorare, scrivere, si dice comunicare. Il centro assistenza più all'avanguardia per smartphone, iPhone, tablet, iPad e tutto il mondo della telefonia high-tech. Efficienza e rapidità, i nostri punti di forza. Riparazioni in 24 ore, sostituzione display in un'ora, salvataggio dati e aggiornamenti software per ogni tua esigenza. Veloci, cortesi e sempre al tuo servizio. Anche vendita gadget per cellulari, consigli utili e una guida completa per non rimanere mai senza parole. Comunicare a Castellammare di Stabia, via Regina Margherita 184, 081 870 1989. Comunicare 3@virgilio.it. Bentornati Juve Stabia Live. Allora, la settimana scorsa qualche messaggio parlava un po' dello stadio, dove poter fare qualche lavoro per renderlo un po' più moderno. A tal proposito abbiamo Enzo che vive lo stadio da tifoso e ci può dire lui una considerazione su questo, momento dello stadio, secondo te, come lo vedi adesso in maniera struttura, come te lo potresti aspettare da qualche anno in maniera più moderna? Ecco. Allora, io credo che c'è una considerazione che pochi ci hanno pensato nel corso degli anni. Noi dall'84 abbiamo la fortuna di avere un gioiellino, che nel corso degli anni poi è stato rimodernato e quant'altro. Perché dico una fortuna? Perché questo gioiellino ci ha portato nel corso degli anni ad avere dei signor presidenti che altre piazze si sono sempre sognate, partendo da Fiore, poi D'Arco, Gigio Maniello e adesso l'Angella. Difficilmente altre piazze dove ci sono stati sempre problemi strutturali, vedi Torre Annunziata, vedi Nocera, vedi la stessa Cava negli ultimi anni, hanno avuto questa difficoltà che comunque diventa importante per una nuova società approcciarsi in un certo modo senza pensare almeno su un problema importante come quello dello stadio. Vengo a questo, al di là dell'eventuale cosa che speriamo un pochettino tutti quanti, riammodernare il Menti, dove ci sono anche determinate possibilità sia economiche con i fondi del PNRR e poi con determinate persone che stanno nell'ambito della società, c'è davvero la possibilità di fare ancora di più un abbellimento allo stadio. C'è la possibilità addirittura di estendere la capienza fino a credo un paio di migliaia di persone in più. Sì. Quindi questa cosa deve essere una spinta da parte innanzitutto della politica, ma non parlo solo della politica cittadina, ma anche di coloro che sono stati mandati a Roma a rappresentarci. Quello che vedo che è stato sempre così qua a Castellammare, ho notato che quando c'è da combattere per la Juve Stabia nei tavoli importanti, e parlo di Roma, c'era un pochettino lavarsi di mani a 360 gradi della classe politica stabiese o del territorio. Abbiamo visto Brindisi nel girone di andata, non sapevano più cosa fare onorevoli, senatori, assessori, vicinanza totale. Qua il fatto è solo e soltanto nostro. Se abbiamo la fortuna di avere un sindaco tifoso, allora riusciamo ad avere determinati risultati. Vedi il Manterboso, vedi i Sediolini l'ultima volta, vedi nell'era Vozza e così via.
però a Roma, nei tavoli che davvero sono importanti per cercare dei fondi che poi ci sono per avere un abbellimento e una comodità dello stadio Menti ancora migliore rispetto ad adesso, io non capisco cosa si aspetta. Perdiamo solamente treni di continuo e ci sarebbe la possibilità, avendo uno stadio ancora più moderno, di avvicinare altri imprenditori importanti per fare il bene dello stadio. Speranza è quello che nel prossimo futuro si possa arrivare a realizzare qualche sogno. Volevo giusto due parole su Lovisa, ecco, per quanto riguarda il mancato ancora accordo dalla parte dei tifosi, aspettano comunque. Allora, sicuramente allora io credo che l'Angella non sia uno stupido. Io credo che perdere una persona capace come Lovisa, che è un anello importante in questa catena che c'è, questa catena formata da ogni singolo calciatore, da partire da Sebastiano ad arrivare all'Angella, e tra cui Lovisa è uno di questi anelli di questa catena, credo che sicuramente non siano stupidi a non tentare fino alla fine il rinnovo con Lovisa. Certamente Lovisa non si accontenta di un annuale, è per il ruolo che ha ed è anche giusto che sia così. Però credo che le due parti, se si vengono incontro, Lovisa a detta di tutti e a detta di se stessa si trova benissimo qua a Castellammare. Stranamente non so come sia successo, la fidanzata scende da Pordenone, trova lavoro qua. C'è gente che e quindi non capisco. Siamo sulla buona strada. Cioè, io sono molto ottimista, anche perché l'ho sentito oggi il presidente per altri fattori, e gli ho fatto questa domanda e giustamente mi ha detto: Enzo, non sono uno stupido, non possiamo perdere un DF come lui, che fa parte comunque di uno staff diciamo immenso per i risultati che stanno dando. Benissimo, speriamo che effettivamente si riesca un po' a chiudere anche questa situazione. Intanto però ci catapultiamo in quello che sarà il prossimo turno della Juve Stabia, appunto detto al Veneziani di Monopoli, e per avere un po' più di notizie da Monopoli ed avere un contatto diretto con la città pugliese, sentiamo, abbiamo il collegamento e salutiamo il collega Domenico Di Carlo di Canale 7, che salutiamo in diretta con noi. Buonasera, buonasera a tutti, a voi e naturalmente a tutti i vostri telespettatori. Benissimo, grazie Mimmo. Allora, la prima domanda che volevo porre appunto a Domenico Di Carlo, la realtà contemporanea è ormai diciamo presente del Monopoli, sempre in alto in classifica. Che aria si respira, che clima si respira in quel del Monopoli, dove quest'anno sembra che non si trovi la giusta continuità nei risultati? Sì, questa è una bella domanda, perché il clima che si respira attorno alla squadra, nonostante la condizione di classifica, nonostante non ci sia abituati a essere in questa condizione di classifica, è positivo. L'ambiente, diciamo, ha colto bene questa rivoluzione, ha applaudito la squadra al termine della partita contro l'Avellino, si è scagliata sostanzialmente contro il direttore di gara più che contro la squadra, che aveva giocato un'ottima partita, per cui da questo punto di vista c'è grande ottimismo. Secondo me un po' troppo addirittura la vedo, ecco, provo un attimo ad estraniarmi da quello che è l'ambiente che viviamo tutti i giorni, un po' troppo ottimismo. In che senso? Nel senso che anche la tifoseria dice: se giochiamo così riusciremo a tirarci fuori da questa situazione. Intanto non è scritto da nessuna parte, poi mancano soltanto 14 partite alla fine del campionato, e quindi pensare che soltanto attraverso il gioco, soltanto attraverso le buone prestazioni riesci a tirarti fuori da questa situazione a prescindere, insomma, è un aspetto molto ottimistico. Ecco, chiaro che adesso devono arrivare forzatamente i risultati e non si può sbagliare, come dicevo prima, poi a prescindere da quello che è l'avversario che hai di fronte, per cui il clima è sicuramente tranquillo, molto più tranquillo, ecco, per intenderci, rispetto a quella che è la situazione di classifica, soprattutto rispetto a quella che è una situazione di classifica nella quale il Foggia è a 3 punti, ma il Messina è già a 6 punti, quindi una classifica già bella sgranata. Grazie. Ecco, grazie. Volevo anche chiederti, negli ultimi anni il Monopoli quinto,
quinto 2 anni fa, anzi settimo 2 anni fa, quinto l'anno scorso, quest'anno una fase calante del Monopoli. Come ti spieghi questa involuzione della squadra bianco-verde? Beh, sì, parliamo sicuramente di involuzione dal punto di vista dei risultati, perché se partiamo dal quinto posto, tra l'altro quinto posto con asterisco, visto quello che accadde poi con la situazione Catania a 3 giornate dalla fine 2 anni fa, al settimo posto dello scorso anno con l'eliminazione al secondo turno dei playoff, adesso invece si è in piena zona playout, quello ovviamente è l'unico obiettivo in questo momento, visto che tra l'altro la zona playoff è distante 10 punti. Come ho detto prima, è chiaro che è stata sbagliata la campagna acquisti estiva, che è costata tanto, sono arrivati giocatori non funzionali a questo campionato probabilmente. Tomei voleva fare, ne abbiamo parlato già probabilmente all'andata, Tomei voleva un tipo di gioco che probabilmente in questo girone è un'utopia, cioè quello, il gioco guardioliano, questo 3-2-4-1 nel quale attacchi con 5-6 vertici offensivi. Però poi il campo dice che il girone C della Serie C chiede altro, chiede umiltà, chiede anche ogni tanto di vincere qualche partita sporca, e quindi insomma la spiegazione sta tutta lì, non nella mancanza, diciamo, di fondi. Anche lo scorso anno sono stati spesi tanti soldi, molti di più per esempio rispetto a quando il Monopoli ha fatto quel fior fior di campionato arrivando ai quarti di finale dei playoff, perché sì, arrivò quinto nel regular season ma poi arrivò anche nei quarti di finale dei playoff, a un passo tra l'altro dalla semifinale. Per cui non c'è un problema economico all'interno della società del Monopoli, quanto c'è stata probabilmente un errore di programmazione per quanto riguarda la costruzione della squadra, che ha portato purtroppo ad una involuzione tecnica, ed ora bisogna salvare il salvabile, perché sapete benissimo che quando ti ritrovi in questa situazione poi la strada in discesa è difficile poi porla perlomeno in pianura, no? Quindi questo è l'obiettivo in questo momento, cioè quello di salvare la categoria e poi il prossimo anno di tirare una riga naturalmente su quello che è accaduto in questi ultimi anni. Sì, Domenico, si è interrotta al Veneziani la striscia positiva del Monopoli dopo il successo sul Potenza e il pareggio di Catania. C'è più rimpianto o rimorso, e quanto varrà la condizione fisica della squadra per affrontare appunto la capolista? Beh, sicuramente c'è più rimpianto che rimorso, perché è una squadra che contro l'Avellino ha fatto quello che poteva fare, cioè il massimo, ha giocato un grandissimo secondo tempo, ha creato almeno 5-6 palle gol pulite per ottenere almeno il pareggio, avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più. Un Monopoli che contesta in particolare l'assegnazione del calcio di rigore, non tanto per il fallo di mano di Angeliri quanto perché sarebbe stato viziato da un fallo precedente da parte di De Cristofaro ai danni di Angeliri. È una squadra viva, è una squadra che sta giocando un buon calcio. Sicuramente il rimpianto è quello di aver portato a casa soltanto un punto in queste due partite contro Catania e Avellino, in cui, come abbiamo detto anche nei nostri pezzi, se fossero arrivati 4 punti nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. La condizione mentale per affrontare la capolista è quella di una squadra che, a prescindere da chi affronta in questo momento, deve cercare assolutamente di fare punti per tirarsi fuori da una situazione di classifica che è complicata, perché la classifica si è sgranata. La vittoria del Messina contro la Virtus Francavilla ha allungato ulteriormente la classifica in chiave salvezza, per cui è chiaro che in questo momento il Monopoli, a prescindere da quale sia l'avversario, deve cercare in tutti i modi di fare punti. Ciao, buonasera Domenico, volevo chiederti questa rivoluzione che c'è stata per il Monopoli sul mercato di gennaio con 14 acquisti e 13 cessioni, quanto sta incidendo sul campionato di questa squadra, tenuto conto che nell'ultima gara con l'Avellino si è visto un Monopoli comunque vivo, soprattutto nel secondo tempo, che ha più volte anche meritato probabilmente di pareggiare quella partita? Sì, sono d'accordo sul fatto che la dimostrazione contro l'Avellino è stata importante da questo punto di vista. 27 operazioni di mercato sono tante, 14 in entrata e 13 in uscita, come dicevate anche voi.
Era una rivoluzione necessaria perché è stato completamente sconfessato in pratica quello che è stato il mercato estivo, nel quale si è speso tanto ma evidentemente male, perché la maggior parte dei giocatori è stata ceduta, alcuni sono andati in prestito, altri sono stati ceduti a titolo definitivo. Il progetto tattico tecnico di Tomei e Pelliccioni è completamente fallito, perché ripeto, per quello che è stato speso non è un budget da essere quintultimi in classifica, per intenderci, anzi. Quindi era una rivoluzione necessaria. Chiricalo ha ripetuto praticamente ciò che ha fatto 3 anni fa nel 2021, quando di operazioni addirittura ne fece 29. Certo, la situazione di classifica era diversa perché c'era una condizione di maggiore tranquillità rispetto a quella attuale, però sono arrivati giocatori più funzionali al credo di Taurino e probabilmente più funzionali anche quello che è il girone C. In questo momento non puoi pensare troppo a voli pindarici dal punto di vista del gioco, devi pensare a fare i risultati, e quindi insomma era una rivoluzione assolutamente necessaria. Contro il Catania e contro l'Avellino si sono viste buone cose anche da parte dei nuovi innesti, è chiaro però che in questo momento il Monopoli ha assolutamente bisogno di fare punti, ripeto come ho detto prima, a prescindere da quello che sia l'avversario. Sono arrivati, è tornato Bizzotto, è tornato Grandolfo, è arrivato Tomassini in attacco, è arrivato Boulevardi a centrocampo, ci sono state tante altre operazioni anche in chiave under per poter poi rispondere alle esigenze di minutaggio, per cui sicuramente è stata una campagna acquisti importante, è stato anche un bagno di sangue se vogliamo, perché alcuni giocatori che sono andati via non sono andati via insomma gratis per intenderci, però se si vuole conservare la categoria era una rivoluzione necessaria. Beh sì, l'11 iniziale è sempre un po' un terno al lotto in questo momento, dopo le 27 operazioni di mercato di cui abbiamo ampiamente parlato. Sicuramente ci sarà Gelmi in porta, rientrerà Ferrini in difesa, per cui il trio difensivo dovrebbe essere composto da Fazio, Bizzotto e Ferrini. Bisogna vedere la condizione di Derisio, che nella partita di Catania si infortunò, si pensava a uno stop di 10 giorni, però contro l'Avellino era in panchina e quindi non è al meglio, però potrebbe partire dall'inizio. Ritengo che a centrocampo i due di centrocampo potrebbero essere proprio Amlili e, se starà bene, Derisio, Viteritti e Lavardera magari come esterni di centrocampo. Il modulo sicuramente sarà un 3-4-2-1, Viteritti e Lavardera esterni, Derisio e Amlili centrali, direi Boulevardi e probabilmente Borello anche come trequartista alle spalle di Tomassini, che sicuramente sarà il punto di riferimento offensivo. Ma le variabili non mancano, c'è Vitale che potrebbe giocare sulla tre quarti, c'è lo stesso Arioli che ha giocato due partite consecutive da titolare, per cui i dubbi credo che siano soprattutto, anzi non credo, i dubbi sono soprattutto sulla tre quarti. E poi in base al minutaggio anche l'utilizzo degli under, che potrebbe portare magari a Barlocco al posto di Lavardera a sinistra, però diciamo da questo non si sfugge, soprattutto dal modulo non si sfugge, quindi diciamo che in questo momento almeno 7-8 maglie sono assegnate, e direi quelli sicuri di giocare sono Gelmi, Fazio, Bizzotto, Ferrini, Viteritti, Amlili, Tomassini, Boulevardi. Gli altri sono ballottaggi, e se Derisio sta bene gioca sicuramente al fianco di Amlili. Io ovviamente vi saluto, vi ringrazio, è stato un piacere naturalmente essere ospite della vostra trasmissione. Spero che questo sia il mio ultimo intervento, perché chiudo dicendo che per quello che ho visto fino a questo momento, toccate tutto quello che dovete toccare, credo che la Juve Stabia meriti assolutamente il salto in Serie B per quello che ha dimostrato in campo, per l'umiltà anche che sta dimostrando sia dentro che fuori dal campo, e perché, consentitemi, consente anche di far sognare chi non ha tanti soldi per mettere un budget importante per vincere il campionato. Le idee a volte possono superare i soldi che hai sulla carta di credito o in banca. Grazie, buonasera e in bocca al lupo.
Domenico Di Carlo e viva il lupo, lo salviamo, ringraziamo ancora Domenico, Domenico Di Carlo di appunto Canale 7 di Monopoli, saremo lì in sua compagnia Domenico ovviamente per seguire la partita, ringraziamo ancora Domenico. Allora facciamo un salto però al web, riapriamo un po' questa finestra con i nostri web spettatori, ci arreggiamo un po', come dice il direttore, che ci saranno un bel po' di messaggi e lascio l'incombenza a Natale. Sì, cominciamo col dire subito che ci sta seguendo un nostro grande ex Gigi Canotto, che sappiamo lui che salutiamo, protagonisti dell'ultima promozione in Serie B della US Abbia nella stagione 2018-19. Andiamo quindi con i messaggi. Alfonso Donnarumma che ci dice forza US Abbia e complimenti al conduttore. Penso che... caffè pagato, anzi no, paghetta raddoppiata. Paghetta raddoppiata. Poi abbiamo Filippo Agostini, grande Guido fino alla fine, penso debba essere un amico del nostro mister Guido Pagliuca. Poi abbiamo Massimiliano Annalisa Giordano, buonasera a tutti, un saluto a tutti voi dal gruppo Sabiesi in Penisola. Stanislao Porzio invece fa una considerazione, buonasera a tutti, facevo una considerazione per quanto riguarda lo stadio, sarebbe bello mettere un tabellone luminoso perché ormai siamo una bella realtà e completiamo l'opera, è sempre forza Stabia. Andiamo, è una bella idea, lo vediamo un po' installato un po' ormai su tutti gli stadi, non ultimo pure a Picerno se non sbaglio, a Potenza hanno di questa di queste modernità, diciamo così. Poi abbiamo Giovanni Vozza che fa una similitudine, dice a vedere Adorante mi sembra di vedere Francesco Forte, quindi con il centravanti della US Abbia dell'ultimo anno in Serie B. Antonio Izza fa un assist, ci consiglia un assist di Andrea Adorante per il gol di Nicola Mosti. Gianluca Picella che salutiamo, ci saluta tutti, buonasera a tutti i ragazzi. Ancora Pasquale Elefante, anche da 800 km forza Stabia facci sognare, presidente rinnova il contratto al DS, quindi un tema che abbiamo trattato prima. Ancora Antonio Izza, l'Angella subito sindaco a Castellammare. Alfonso Longobardi che ci saluta e ci dice le parole di Vincenzo sono assolutamente da prendere in seria considerazione, quindi penso sia con riferimento a quel discorso stadio che è stato fatto prima e anche alle altre considerazioni che ha espresso Enzo Rubicondo. Il presidente onorario di Stabia Mura, Gianfranco Piccirillo, che ci dice la politica deve fare la sua parte anche con lo scudo del 45 e noi non ci arrenderemo mai. Un grande saluto a Mario Di Capo, complimenti a te Giovanni. Grazie, per grazie la Gianfranco. Conduzione. Grazie. E per ora abbiamo completato qui, non ci sono altri messaggi dei nostri web spettatori. Benissimo, grazie Natale, grazie ovviamente a tutti quelli che stanno scrivendo sulla nostra bacheca, come sempre tantissimi e ne siamo veramente felici. Però ecco, per continuare il discorso in Monopoli US Abbia, c'è adesso da ricordare un po' i numeri che sono andati in onda, così per usare un mezzo televisivo per quanto riguarda sul terreno di gioco. Ci sono i risultati, c'è la classifica, c'è il prossimo turno. Daniela. Sì, i risultati ovviamente della 24esima giornata di campionato. Juve Stabia, Cerignola 4-0, Foggia Catania 1-1, Latina Giuliano 0-1, Picerno Turris 1-0, Sorrento Crotone 1-1, Messina Virtus Francavilla 3-2, Monopoli Avellino 0-1, Taranto Monterosi Tuscia 2-1, Casertana Potenza 0-0, Benevento Brindisi 2-0. Ah, poi c'è il recupero del Picerno con Catania, partita vinta dai Lucani per 1-0. Passiamo poi alla classifica aperta sempre dalla nostra Juve Stabia con 51 punti, a seguire il Picerno 45, l'Avellino 44, il Benevento 43, il Taranto 41, Crotone e Casertana 40, Sorrento 36, Cerignola 35, Giugliano a 33, Latina 31, Catania e Potenza a 30, Messina 29, Foggia 26, Monopoli 23, Turris e Virtus Francavilla 21, Brindisi 16, chiude la classifica il Monterosi Tuscia a 15 punti. La classifica è sotto la Juve Stabia, pochi punti, veramente raccolto un bel po' di
di squadre. C'è lo scalino poi a stretto giro, un bel po' di squadre, anche se ecco, poi ecco, ormai il campionato diventa un po' più regolare dopo il Picerno Catania che è stata recuperata l'altro giorno. Passiamo poi a quello che sarà il prossimo turno valevole appunto per la 25esima giornata di campionato, che vedrà scendere in campo le squadre dal 10 di febbraio al 12 di febbraio come da orari sulla grafica: Monterosi Tuscia Potenza, Brindisi Latina, Giuliano Virtus Francavilla, Monopoli Juve Stabia, Avellino Messina, Catania Casertana, Cerignola Taranto, Sorrento Picerno, Turris Foggia, Crotone Benevento. E questi i numeri e le prossime partite, che questo è il weekend lungo e solito che ci regala la Lega Pro, la Serie C. E però abbiamo anche le schede da poter leggere. Io ho demandato Natale per quanto riguarda i messaggi, le schede invece le affidate c'è riempito di incarichi, praticamente sono stato disoccupato questa sera e ho lasciato l'incarico l'uno e l'altro. Però ecco, ascoltiamo un po' dalla voce di Daniela quella che è il Monopoli Calcio che affronteremo domenica, poi ovviamente quelli che sono i confronti e l'arbitro della gara. Sì, Giovanni, presentiamo subito la Società Sportiva Monopoli 1966, nata nel 1958, sebbene la sua data di fondazione venga tradizionalmente postdatata al 1966. Ha al suo attivo diverse partecipazioni alla Serie C. Alla fine della stagione 2009-2010 la dirigenza decide di non iscrivere la società al campionato di Lega Pro Seconda Divisione, conservando l'anzianità di affiliazione con ripartenza dalla terza categoria. Nel corso dell'estate 2010 alcuni imprenditori locali rilevano il titolo sportivo del Liberty Molfetta con diritto di partecipazione al campionato di eccellenza Puglia, costituendo la SD Liberty Monopoli e facendole disputare le gare con le classiche divise bianco-verdi. Il Monopoli ha conosciuto il suo momento sportivo migliore a cavallo tra gli anni 80 e 90, quando alternò la militanza nei professionisti tra la Serie C1 e la Serie C2. Nella passata stagione finisce settimo, ma esce al secondo turno nei play-off. Lo score del Monopoli in questa stagione: sedicesima in classifica con 23 punti, frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, con 26 gol fatti e 35 subiti. In casa 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, con 16 gol fatti e 16 subiti, mentre fuori casa 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, con 10 gol fatti e 19 quelli subiti. Campionato abbastanza altalenante, come dicevamo prima, del Monopoli, che era abituata alla città del Gabbiano, vive negli ultimi anni delle posizioni diverse, come diceva anche il collega da Monopoli, è un anno un po' particolare, con tanti movimenti sul mercato, fa capire come dall'inizio la squadra non abbia intrapreso subito la strada. Andiamo un po' sui confronti. Meno male. Andiamo subito ai confronti tra mister Roberto Taurino e la Juve Stabia. Sono 4 i confronti con una vittoria e 3 sconfitte. Per mister Guido Pagliuca invece nei confronti del Monopoli c'è un solo confronto, la gara appunto vinta all'andata per 1-0 con il gol di Romeo. Mentre inedito sarà l'incontro tra i due tecnici nella prossima gara. E c'è anche l'arbitro che ci interessa molto da vicino, anche perché nelle ultime partite, ma un po' in generale, questa Serie C non vive mai una domenica tranquilla. In ogni gara c'è sempre qualcosa che non va. E noi, come facciamo tutte le settimane, auguriamo all'ufficiale di gara una gara, diciamo, normale, tranquilla, e vada tutto liscio. Vediamo, ci faccia stare bene, non imprecare. Assolutamente sì. Vediamo subito quindi il direttore di gara, che è il signor Stefano Nicolini della sezione di Brescia, al quinto anno anche lui in Serie C, con 59 gare dirette in questa categoria, 24 vittorie interne, 17 pareggi e 18 affermazioni esterne, 26 rigori assegnati e 25 le espulsioni decretate. Quest'anno ha già diretto 10 gare con questo score: 2 vittorie interne, 3 pareggi e 5 affermazioni esterne, 4 i rigori assegnati e 2 le espulsioni decretate. Conta 3 precedenti con la Juve Stabia, ovvero il 14 di marzo del 2021 con Juve Stabia Turris 4-1, tripletta di Marotta e gol di Garattoni. Passiamo poi al 24 ottobre, sempre del 2021, Juve Stabia Messina 1-0 con il gol di Stoppa. E in ultimo, il 3 dicembre 2023, Juve Stabia Benevento 1-0 con il gol di Bellic. Uno solo il precedente con il Monopoli, l'8 ottobre del 22, Monopoli Viterbese 0-1 su gol di Nesta.
Gli assistenti saranno il signor Giorgio Ravera della sezione di Lodi, il signor Giovanni Dell'Orto della sezione di Policoro, il quarto uomo, il signor Gabriele Zangara o Zangara della sezione di Catanzaro. Che gli auguriamo buon lavoro a tutti e quattro. I numeri però sono numeri positivi. Diciamo che potrebbe continuare un po' lo score del signor Stefano Nicolini, attualmente raccontato. Allora, su questa gara però, ecco, abbiamo raccolto tutti i numeri, abbiamo capito come è finita l'ultima, cosa potrà succedere in quel di Monopoli, però è d'obbligo fare un giro e capire, iniziando da Tiziano, che gara si aspetta da Monopoli, alla luce di quello che abbiamo sentito dal collega da Monopoli, da come invece ci arriva la Juve Stabia a questa gara. Gianni, una gara che nasconde le sue insidie, perché il Monopoli, visto con l'Avellino, è una squadra che ha giocato molto bene e probabilmente non meritava di perdere, nonostante, lo dico subito, per me il calcio di rigore è sacrosanto, quello assegnato all'Avellino, però il Monopoli aveva creato i presupposti per pareggiarla e poi non c'era riuscita. È una gara che nasconde le insidie perché chiaramente in questo momento il Monopoli ha bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona difficile della classifica, e poi giustamente, come ricordava anche Mario Ollono all'inizio della trasmissione, la Juve Stabia deve sfatare un tabù, non ha mai vinto 3 partite di fila in questa stagione, ha fatto della continuità la sua forza e quindi speriamo che possa finalmente infrangere questo tabù. Però al di là di questo, io penso che la forza della Juve Stabia debba essere quella di mantenere l'umiltà che l'ha contraddistinta. Qualsiasi saranno i risultati delle prossime giornate, il campionato si deciderà in volata nelle ultime 3, 4, 5 partite, quindi bisogna tenere, diciamo, i nervi ben saldi e cercare di fare il massimo contro il Monopoli e preparare anche una settimana che sarà abbastanza dura, perché ci saranno 3 partite in 7 giorni e quindi sarà importante anche gestire le energie nervose e mentali. Tony. Nervoso e fisico. Sì. Tony, la prossima Monopoli, come dicevamo, è un'altra partita difficile. Stabia ci arriva dopo una doppia vittoria, ci arriva da capolista. Ti aspetti che anche lì Stabia faccia la parte del leone, nel senso che siamo la capolista e ci giochiamo la partita? Sì, io ti rispondo con una frase fatta. Cioè, la Juve Stabia è padrona del suo destino, lo dicevamo prima con Mario. E io ritengo che quella maturità di cui parlavamo all'inizio è ormai un dato solido, è un dato acclarato, e io penso che se la Juve Stabia continua con questa intensità, con questa concentrazione, con questa mentalità, con questa forza d'animo, al netto di uno straordinario gioco che mister Pagliuca ha dato alla Juve Stabia, oggi la Juve Stabia si trova soprattutto a confrontarsi con se stessa. Saranno naturalmente, Tiziano faceva riferimento alle ultime giornate, a qualche scontro diretto importante, che naturalmente saranno la chiave di lettura del prosieguo del campionato, ma naturalmente le giornate sono 14 ancora, quindi calma, gesso, testa, come dire, sul collo e andare avanti. Però 14 giornate significa anche che per le altre squadre si riducono le giornate, ci sono anche gli scontri diretti, certo, per loro, la matematica si incrocia, per cui stringiamo sempre... Sempre sulla palla, sempre sul pezzo, come sul dice pezzo, mister Pagliuca. E poi naturalmente contiamo appunto su questa solidità, questa concentrazione e questa voglia di fare degli uomini di Pagliuca. La vigilia di Monopoli Westabia la voglio chiedere anche a Enzo Rubicondo, è una gara, come dicevamo, importante come tante altre, ma Westabia adesso ci arriva dopo un po' di tempo anche con il grosso pubblico alle spalle, che è una spinta non indifferente. Portare 500, se non di più, persone in uno stadio come quello del Monopoli fa un certo effetto a calciatori che devono ancora dar di più fino alla fine. Abbiamo la consapevolezza che siamo veramente, come ha detto Tony, padroni del nostro destino, quindi dobbiamo fare il nostro dovere come l'abbiamo fatto fino adesso, sugli spalti e in mezzo al campo, quindi sostegno fino al 90esimo, se non anche di più, e sono molto fiducioso.
cioè sono convinto dei nostri ragazzi, quindi mi danno una certa sicurezza loro insieme a Pagliuca, quindi sto molto sereno. Sono gli altri che devono sudare, devono bestemmiare, devono correre, devono fare quello che devono fare. Poi si possono fare i calcoli che vogliono loro, febbraio, già si sono messe le etichette in petto che è il loro mese preferito prima che viene febbraio. Comunque, queste cose qua le lasciamo a loro, noi andiamo avanti come stiamo facendo, ma in generale con tutte le componenti, tifosi, squadra e anche la serietà dei nostri giornalisti, che è veramente merce rara in moltissime piazze. I buffoni che stanno, o le buffone, non so se si possono dire, che stanno in altre piazze, veramente fanno cadere le braccia. È una mancanza di rispetto verso i tifosi delle loro piazze, perché a noi più di farci sbellicare le risate non possono farlo. Poi può essere che qualcuno cambierà cognome, invece Titti Pesta si chiama Titti Pesta, quindi grazie. Speriamo bene. Il discorso è chiaro, il discorso è chiaro, grazie e complimenti anche perché sull'ultima inquadratura fissa, diretta, ha imparato ormai a essere dritto. Sono i consigli da casa, dobbiamo giocare. Allora, passiamo sul Natale. Natale, qualche altro messaggio dal web per chiudere e salutare e poi ti volevo chiedere ovviamente sulla gara qualcosa di più preciso. Sì, abbiamo qualche altro messaggio. Roberto Savelli che ci dice settore ospiti di Monopoli sold out, già notizia appunto delle ultime ore. Nicola Martoriello, buonasera a tutti, con tutto il rispetto ma alla USABia servono 3 punti in questa gara. Salvatore Cimmino che ci saluta tutti e che dice rubicondo neomelodico di Appella. il tema di Sanremo, probabilmente l'avrebbe voluto vedere su un altro palco. Angela Serena Piedipalumbo, Super Rubi, chiaramente sempre riferimento a Enzo Rubicondo che è qui con noi stasera. Chiudiamo con Patrizia Esposito, potrei scrivere fiumi di parole ma scrivo solo 45 mai mollare, con riferimento alla battaglia che sta facendo ormai da anni l'associazione Stabia Mure per il riconoscimento di quello scudetto del 1945. Sì, questa è la nostra battaglia che appoggiamo sempre ormai da tempo con Gianfranco Piccirillo. L'associazione Stabia Mure sta portando un po' da anni questa battaglia, sappiamo che è stata riconosciuta in quella di La Spezia con il loro scudetto, speriamo che anche qui alla pari un po' della questione stadio si possa portare avanti. Ma senza la politica non fai nulla. Tornando ancora da Natale, però ecco, volevo chiedervi proprio sulla gara, alla luce della mancanza di Buglio che mancherà in questa gara, cosa ti aspetti come scelte di mister Pagliuca, quale potrebbe essere secondo te un 11 ideale da poter schierare al Veneziani domenica? Io penso che squadra che vince non si cambia, però in questo caso purtroppo mister Pagliuca deve ovviare a questa grave assenza, che purtroppo è una grave assenza, di Davide Buglio, che tra l'altro è il calciatore con più assist della USABia, 6 assist finora per Buglio da inizio campionato. C'è una scelta a 3 secondo me per sostituire Buglio. Sono d'accordo con quanto diceva Tiziano prima, quando diceva che è una partita comunque difficile, perché il Monopoli è una squadra viva e lo ha dimostrato nel secondo tempo, soprattutto della gara con l'Avellino, l'ultima gara di campionato. Peraltro c'è un'altra curiosità, che quella si va ad affrontare una squadra che è allenata da mister Taurino, che fa il 3-5-2 e che tra l'altro viene a sua volta da un altro esonero che ha avuto con il Monterosi Tuscia nella prima parte di campionato. Per quanto riguarda la sostituzione di Buglio, secondo me è un ballottaggio a 3, credo, tra Bilal e Radi. Potrebbe addirittura in quel ruolo cimentarsi anche Meli dal primo minuto, se non addirittura l'esordio di Piero Bon, ma credo che sia, per caratteristiche, sia più una scelta tra Bilal e Radi e Meli, appunto. Forse Tiziano vuole intervenire. Mi ha rubato il tema di un articolo che ho scritto oggi e che uscirà domani mattina, proprio sulla sostituzione di Buglio. Però io ho messo un nome diverso come terzo. Come terzo? Ci ritroviamo il capitano? Ho messo il terzo nome perché, secondo me, per caratteristiche, un po' quello che si potrebbe avvicinare di più a Buglio, però una sua unicità nella capacità di andare sia a recuperare palloni che per proporsi. Però se metti Errati recuperi i minuti che abbiamo perso nel minutaggio. Sì, no, infatti è una delle opzioni, assolutamente. Bene, allora noi, per calarci ancora di più nel tema di quello che può essere Monopoli quest'anno, c'è una grafica che la regia ci farà vedere in questo momento, la vedremo anche noi, eccola qui.
ed è una grafica importante, di tanti colori bellissimi, giallo-blu, con tante bandiere fumogene, e questo è un auspicio di quello che si potrà vedere sulle scale del Veneziano, e perché no, continuare questo sogno importante di questa squadra, di questa società, di questa città. Però prima di chiudere, perché siamo veramente in chiusura, c'è un altro assist che adesso faccio io per Daniela, che deve ricordare una cosa molto ma molto importante. Sì Giovanni, ti ringrazio. Il 14 di febbraio non è soltanto San Valentino né la giornata dell'amore, è la giornata mondiale delle cardiopatie congenite. Io vi esorto tutti, ma veramente tutti, a partecipare al primo convegno Stabiese sulle cardiopatie congenite, organizzato dall'Associazione Il Cuore Tra le Mani. I genitori ovviamente della piccola Maria Rosaria, ricorderete tutti la piccola bambina operata in America, e che hanno trasformato il loro dolore in forza. So anche che quel giorno c'è ovviamente il match della nostra amata Juve Stabia, quindi potete fare tutti come me, ovvero essere precisi alle ore 18 all'Hotel dei Congressi a Castellammare di Stabia e partecipare almeno per qualche ora a questo congresso, perché informarvi sulle cardiopatie congenite aiuta anche a capire quelle disabilità che ci sono ma non si vedono. Oltre questo potrete anche andare sul loro sito, sulla loro pagina Google, per poter acquistare e donare così alla ricerca scientifica. Beh, l'augurio quindi e l'esortazione di arrivare al Hotel dei Congressi mercoledì 14 dalle 18 per questo evento importante, per stare molto vicino a contatto con un'associazione che sta veramente mettendo in luce quello che è un problema, purtroppo. Sì, un problema che poco si capisce e quindi è bisogna, molto importante. Importante anche per risolverlo. Allora, detto questo, però, prima ancora di chiudere ci sono gli appuntamenti, perché non finiamo stasera la puntata, però poi questa Bia Live non finisce ovviamente le sue produzioni. Il primo appuntamento è appunto per domenica alle ore 8:30 per Juve Stabia Live Car di andata al Veneziani a Monopoli, e poi ovviamente ci sarà la Juve Stabia Live Car di ritorno, per poi ritrovarci lunedì alle ore 20:30 sulla nostra pagina istituzionale per il canonico appuntamento del Pungiglione Stabiese, e ancora mercoledì alle ore 19:15 per il prepartita proprio con voi davanti allo stadio Romeo Menti, e ancora giovedì qui. Mamma mia, che settimana, che momenti esaltanti di diretta che avremo in questo scorcio di settimana. Bene, allora la puntata finisce qui. Vi salutiamo, l'appuntamento ovviamente è per la partita di domenica, e noi ringraziamo Enzo Rubicondo, Tony Pannullo, Tiziano Valle e Alberto Particolare a Natale Giusti per doppia veste di lettore anche dei messaggi, e Daniela ovviamente anche per le schede e per la bellissima conduzione come sempre tutti i giovedì, e noi vi salutiamo. Io ringrazio il nostro direttore Mario Vollono e il nostro Mario da casa torna presto, un saluto a Pio Negri, al nostro direttore Mario Vollono. Mario, mi raccomando, torna presto, vi dia gran voce. È stato visto a Sanremo con la bandana di ha preferito Sanremo. Buon Sanremo a tutti, per chi toglierà e spegnerà appunto la nostra diretta che finisce qui, e l'appuntamento è per domenica, e noi vi salutiamo col solito urlo, no? Forza, 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 forza. Juve Stabia. Buonanotte. Buonanotte.